quella scuola di Ivrea dove c'era Massimo, dove c'era Simona, c'era anche un ragazzo, in questo caso parliamo di un allievo di Massimo Banzi, che da lì è partito ed è diventato il design director della più grande azienda del mondo di design, a New York da 8 anni, Dario Buzzini. Ciao, come Simona voglio... Facciamo così. Voglio raccontar... No, non funziona. Voglio raccontarvi una storia internazionale e una storia di come il making, come ne parlava prima Alberto, sia anche uno strumento di crescita, di opportunità, non solo per le piccole imprese, ma anche, secondo me, per aiutare a cambiare le grandi imprese. Quello che faccio effettivamente io tutti i giorni, lavorando a IDEO, IDEO è un'azienda... uno studio di design relativamente grande, sono 500 persone, sono 10 uffici. E secondo me la sfida interessante che abbiamo tutti i giorni è proprio questo, applicare la filosofia del prototipare, del fare e non del parlare, e aiutare le aziende a capire come effettivamente questo funziona. La mia storia parte, come diceva Riccardo, come ha detto Massimo prima, da Ivrea. Prima di Ivrea lavoravo nel campo del design, nel campo del mobile a Milano, io sono milanese. E Ivrea effettivamente ha cambiato tante cose e mi ha dato la possibilità, grazie alle cose che ho imparato lì, cominciare a fare quello che IDEO fa. Il prodotto è il risultato dei nostri sforzi come consulenza. Fondamentalmente raggruppi in due cose. Uno è il risultato finale, quindi aziende, anche grandi aziende, vengono da noi con un problema specifico, ma il sottoprodotto, l'altro prodotto per cui le aziende pagano, è il processo, è non solo il risultato, ma capire come le cose vengono fatte, per poi riuscire o cercare di riprodurlo. E è molto trasparente, molto. Questa è un po' la sintesi. Noi viaggiamo molto tra il concreto e lo user center. Il user center design non è nient'altro che il coinvolgimento dell'utente finale fino dai primi passi di ideazione. Quindi utilizzare la conversazione e i prototipi per avere input dalle persone e migliorare i prodotti. Quindi noi ci muoviamo tra la creatività e il user feedback, generalmente molto qualitativa, non quantitativa, come strumento di ispirazione, fino poi ad arrivare al risultato finale. Il mantra è un po' quello di uno dei nostri fondatori, che è una cosa forse abbastanza inusuale in Italia, accettare il fallimento, esserne abbastanza anche felici quando si fanno errori, più che altro perché il nostro punto di vista è che questo forse è il modo migliore per mitigare i rischi. E forse è meglio fare tanti errori a monte, piuttosto che fare tanti investimenti a monte e poi arrivare a valle a capire che effettivamente un prodotto o un servizio non funziona. E tornando al discorso di prima sul grande e piccolo, oggi abbiamo parlato di come tante realtà piccole possono crescere, possono influenzare il mondo, ma anche secondo me è importante guardare come le grandi aziende rimangono e rimarranno e come le grandi aziende devono imparare a cambiare. E quindi secondo me il prodotto e i risultati degli sforzi dei maker non devono essere solo quelli del prodotto finito, ma magari anche quelli di educare e di aiutare chi comunque sta già facendo business a farlo meglio. Quindi mi sono chiesto: making what? Fare cosa, no? Voglio raccontarvi 5 storie e poi lasciarvi con un invito. E spero che le 5 storie siano un po' un'ispirazione a riguardo come anche le grandi aziende possono fare un buon lavoro. La prima è dare l'esempio. Quando aziende vengono da noi, quando ad esempio Ford viene da noi e ci chiede: dobbiamo rifare tutta l'interfaccia utente per le nostre automobili. Questo era il 2006. Noi sapevamo che il problema non era disegnare un buon prodotto, il problema era convincere l'azienda a attraversare tutta una serie di processi e saltare tutta una serie di passi
per portare il risultato finito. Non vi faccio vedere il risultato finito, questo è il prototipo che abbiamo consegnato, che era un prototipo funzionante, e dietro il prototipo c'erano i primi prototipi di Arduino, questo era proprio quando mi ero appena trasferito. E non solo quelli, c'erano anche tutta una serie di meccanismi, tipo questo è il nostro user testing, quindi mettere insieme un prototipo, un proiettore e un videogioco per coinvolgere le persone a darci del feedback prima, no? Prima di investire milioni e milioni di dollari e spendere 6 settimane ad affittare il simulatore, aspettare 6 settimane per fare il test e utilizzare un simulatore che costa un sacco di milioni di dollari. Quello che a noi interessava era come possiamo ottenere un feedback veloce dalle persone mentre stiamo progettando. Un processo di sei mesi che poi l'azienda ha inglobato e sta ancora utilizzando per capire come effettivamente l'automobile, il mondo automobile e dei media sta cambiando. La seconda storia è quella della creazione di nuovi profili e la nascita di nuovi profili. Abbiamo sentito quante storie di persone non necessariamente specializzate, non di alta educazione. E quella è una cosa che ci siamo resi conto anche noi. La cosa che facciamo molto spesso non è necessariamente trovare la persona col curriculum migliore, ma la persona che è più incline a lavorare con chi sa qualcos'altro meglio di lui o lei. Questo è un esempio, un progetto dove stiamo lavorando su una piattaforma web, ci sono un sacco di metodologie, ma una forse tra le più famose è quella del Agile Programming. E quello che succede qui è c'è un tecnologo, uno sviluppatore e un designer a destra e stanno insieme disegnando, progettando l'interfaccia senza documentazione, senza schizzi, senza nulla, direttamente sul computer insieme, due persone che hanno un'educazione completamente diversa, una forma mentis completamente diversa e comunque hanno l'intenzione di lavorare insieme e cercare di arrivare al prodotto finito. Il making è anche uno strumento di persuasione e il making succede a qualsiasi livello. I consulenti, io faccio parte di quella categoria, spesso parlano ai clienti con i Venn diagrams, con le matrici, con tutta una serie di strumenti che sono fondati sulle slide. Noi cerchiamo, e molto spesso ci riusciamo, a presentare tutti i nostri concetti non con una presentazione, ma con delle esperienze. Quando abbiamo lavorato per O2 per reinventare le loro tariffe, questa era in Germania, quello che abbiamo fatto invece di, dopo la ricerca, dare un report, abbiamo preso l'amministratore delegato e tutti i vicepresidenti, li abbiamo fatti attraversare un tunnel di carta, cartone, scartoffie, tutte le cose che abbiamo raccolto durante la ricerca, per far capire effettivamente quanto frustrante fosse l'esperienza di ottenere un piano decente per solo alla fine avere un telefono, la possibilità di telefonare. Penso li abbiamo convinti, perché poi hanno fatto delle cose interessanti. Noi ci scherziamo molto spesso, il mio collega Dennis è diventato famoso, tanto che adesso abbiamo la legge di Boyle, che dice non andare mai a un meeting, a un incontro con un cliente senza un prototipo, perché tu vuoi coinvolgere i tuoi clienti. Dobbiamo, come makers e come designers, come consulenti, coinvolgere il cliente a un livello dove effettivamente facendo l'esperienza propria loro possono fare qualcosa di diverso. Semplificare, semplificare, semplificare. Non solo come Minar faceva con un'immagine e raccontava la storia della campagna di Russia di Napoleone con una fotografia, ma anche come fanno adesso nuove aziende che cercano di reinventare nuovi paradigmi. Sapete cos'è questa? È una banca. BankSimple, o adesso Simple, è fondata da, è ancora in beta, è fondata da alcune persone, tra cui Alex Payne, ex Twitter,
che hanno deciso che c'erano una serie di esperienze, comprese quelle della banca, che devono essere reinventate, che vogliono prendere la sfida di proporre qualcosa di diverso e uno strumento semplice per aiutare le persone a investire, spendere e capire meglio le proprie finanze. Ma la stessa cosa abbiamo fatto anche noi nel 2007 con PNC, che è una banca del nord-est in America, che ha una dimensione molto grande. E lo stesso discorso qui, la tangibilità, la possibilità di vedere con interfaccia molto semplice come le tue finanze si comportano. Infine, la cosa bella del making è che si può immaginare il futuro, che si possono costruire delle cose che non esistono, che esisteranno o che esistono, non solo nell'immaginario ma nella vita reale. Questo è un MP3, un concept che abbiamo sviluppato con i nostri colleghi di Boston, che poi effettivamente abbiamo costruito, un buon esercizio di progettazione con base Arduino, ma anche su grande scala, lavorando con la banca BBVA, la banca spagnola, per la quale abbiamo progettato un nuovo bancomat, dove il concetto principale è quello di passare velocemente tra il virtuale e il reale attraverso un touchscreen, attraverso delle metafore molto chiare. Vedete, la macchina conta soldi, visualizza i soldi che mi darà, i soldi poi fra qualche secondo si muoveranno sotto e come per magia usciranno dallo sportello in fondo. Per chiudere, un invito: makers make it big, fate sì che questa cosa diventi non solo un modo per sviluppare le piccole imprese, ma anche per cambiare il modo in cui le aziende in Italia, in Europa e nel mondo possono sviluppare dei prodotti molto più interessanti e possono essere molto più d'aiuto a tutti i consumatori. Grazie. Grazie.